crescono le idee quando un luogo come questo viene paragonato al papete. Delle due l'una: o non siete mai stati alla Leopolda, ed è probabile, o non siete mai stati al papete, ma ne avete bisogno di andare al papete, perché probabilmente vi siete un po' più relax. Noi ripartiamo con lo zaino di spalla in una strada che è salita, lo facciamo con tanti amici che non ci sono più con noi fisicamente, come Tiberio, che è con noi qua, con la sua mostra, con le sue foto, con il suo ricordo, ma lo facciamo nella convinzione di scrivere una pagina di speranza per il futuro. Sentite questa frase, me la sono segnata perché è troppo bella. Il paese, certo, è carico di interrogativi, di impazienze, di aspirazioni. Siamo a una svolta nella quale noi siamo giudicati in un duro confronto con la vasta attesa della società. Se vogliamo essere presenti, diceva Aldo Moro, ebbene dobbiamo essere per le cose che nascono, anche se hanno contorni incerti, e non per le cose che muoiono, anche se vistose e in apparenza utilissime. L'Italia è una cosa che nasce